Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Ascent, un gioco dei Neon Giants, un nuovo team di sviluppo indie, e con questa atmosfera un po' così cyberpunk, un po' alla Blade Runner, vi presento questo Twin Stick Shooter. È un gioco che purtroppo non è in italiano, possiamo giocarlo a varie difficoltà, sono tre, facile, medio e difficile. Inizieremo con i tutorial e come potete vedere non c'è appunto la lingua italiana. Qua adesso me lo ha erroneamente selezionato in 4K, ma in realtà non è vero, perché vabbè, non me lo fa cambiare, ma va bene così. Allora, lo proveremo e vedremo. Il gioco è una cosa carina questa, possiamo giocare in cooperativa con tre amici. In totale un paio di tre persone massimo. E potete giocare sia online che con amici in locale. Lo andiamo a vedere perché è un gioco che comunque ha i suoi problemi. Ha una campagna che va dalle 13 alle 17 ore, dipende un pochino dal livello di difficoltà con cui giocate. È un gioco che dicevano ha dei problemi. Lo andiamo a vedere. Dei problemi nel senso di, diciamo, lo definirei più un'immaturità del team di sviluppo, insomma. Ogni ciclo migliaia di. Vabbè, insomma, questo è l'inizio. Con la mega città. Ok. C'è disagio in città, molti devono pagare. Ci sono. Le persone comuni che vengono messe in una condizione simile alla schiavitù. Che bello. Mi ricorda tantissimo il Blade Runner. È un peccato che non sia tradotto, poi magari in futuro qualcosa arriverà, però al momento questo è. Questa è la grafica di gioco e il gioco costa 30 euro, è scontato al rilascio a 26 mi pare, ma il prezzo intero è 29,99, non è sicuramente poco e qui i requisiti sono dovete amare l'ambientazione cyberpunk, gli sparatutto a twin stick shooter e soprattutto dovete non avere avversione, cosa che molti di voi hanno, per la lingua inglese. Ora possiamo andare a selezionare il nostro personaggio, uomo o donna. Io faccio uomo con il volto, non sono tantissimi, dire la verità. Mi piace questo, anche se in realtà vorrei vedere gli altri. No, facciamo questo qua bello pulito così. Il colore della pelle mi faccio bello pallido. L'inchiostro sul corpo mi piace questo. Va bene. Lo stile. Siamo arancioni perché siamo indie. E il blu. Per quello che so, può servire. Io sono bald, ovviamente. Sì, va bene così, non ci perdiamo troppo in chiacchiere. Non abbiamo skin per le armi. Confermo. Sì, dai, partiamo così. Ok, iniziamo già a muoverci. Vedete con WASD mi muovo. E con il mouse punto. Vediamo un radar. Aspettiamo il tutorial. Salve. Ma graficamente è carino, cioè non è un classico datapad con le cose da leggere. Non è che urliamo al miracolo, insomma, però carino. Left control. Allora, left control per andare crouch, quindi buttarci giù. Abbassarci, cosa che non c'è in tutti i giochi di questo tipo, quindi ci si muove in questo modo. Che spettacolo! Qua adesso mi ricorda anche un po' Matrix questa cosa. Ok.
Allora, interagisci con gli oggetti usando F, ci sono molti tipi di oggetti interagibili. Non limitate le persone. Ah, ok, quindi sì, ci sono insomma porte, oggetti da prendere, computer e così via. Ah, se volessi tornare indietro, ok. Ma non mi interessa. Investigate. Niente. Premi O per vedere il tuo obiettivo attuale. Ok, quindi una sorta di GPS che ci mostra dove andare. Salve. Sì, che poi in realtà rimane indicato sulla mappa. Oddio. Map segments. Acquisisci più segmenti di mappa appena raggiungi nuove zone. Il tuo IMP automaticamente sonderà e scaricherà le mappe rilevanti della zona corrente e puoi vederle insomma nel giorno premendo M. Ok, mi sta un po' sulle palle in tutti i giochi questa cosa dove devi tenere premuto che si presta al console, però vedete qua ci sono i tab e le missioni, quindi abbiamo scaricato la mappa. Ok. Parla. Così hanno mandato backup. Spero tu sia venuto armato. Insomma, ci sono questi predoni che fregano gli augmentation, i potenziamenti del corpo, credo. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Il dialogo è abbastanza ampio da datapad. Di dialoghi ce ne sono per essere un twin stick shooter. E quindi potrebbe essere, come ho detto, un problema per magari tanti di voi. Ma anche per me, a dire la verità, perché vabbè che adesso in video devo essere veloce, non posso perdermi via, però il fatto di capire bene la lore, capire bene le cose da fare, potrebbe essere. Puoi hackerare qualsiasi cosa con Cyberdeck tenendo premuto C. Molti oggetti nel mondo richiedono un Cyberdeck in grado di hackerare quel particolare tipo di oggetto. La maggior parte sono segnate in giallo, i più complicati Ice. Ok, vediamo. Vediamo un po'. Accesso negato, premiamo C, authorize, si passa. Ah, ok, non c'è il minigioco, ma abbiamo la pistola, con questo si mira. Ok, usa il tasto sinistro per sparare con l'arma equipaggiata, la ricarica automatica, dopo aver lasciato l'ultimo colpo, puoi anche eseguire una ricarica automatica premendo il tasto R, perfetto. Con il tasto spazio, intanto c'è chi si iscrive mentre sto registrando video, benvenga. Dovrei disattivarla sta cosa. Però molto bello il fatto di poter rotolare, molto bella anche l'interazione con i cadaveri caduti. Mi piace come tipo di shooter, che non è così eccessivamente statico. Posso ricaricare, vedete, col tasto R in automatico. E io credo che con amici diventi veramente carino. Io adesso non voglio buttarla lì così illudere nessuno, però calcolando la durata della campagna e tutto, credo che una traduzione qualcuno magari la farà in futuro. Perché no? Perché alla fine non stiamo parlando di, che so, solasta di Divinity Original Sin che hanno centinaia di migliaia di righe di testo. Stiamo parlando di una campagna che comunque va a durare tra le 10 e le 20 ore, quindi. E può essere carino, abbastanza, diciamo, distensivo giocarlo con amici, ma anche da soli, perché comunque è una sorta di, e qua lo definisco in modo errato, però di Diablo, che non è vero perché Diablo è completamente diverso come stile di shooting, non mi dispiace. Ecco tutto lì.
Graficamente mi piace, dovrebbe avere anche lei ray tracing. Ah, ma aspetta un po'. Ok, fatemi tornare indietro perché c'è una cura e non l'avevo presa prima perché non ne avevo, cioè ero già abbastanza sano. Però non so se c'è ancora, eccola lì. Perché in basso c'è la vita, qua in basso. Mi curo, perfetto. E rivedete i colpi che sono rimasti, 14. Colpi di almeno di quest'arma dovrebbero essere illimitati. Voglio vedere un attimo una cosa, se c'è il ray tracing attivo. Perché... Eh sì, non l'avevo disattivata, errore mio. Quindi adesso proviamo a vedere il ray tracing. Attiviamo la DX12, ray tracing attivo, DLSS. Ma potremmo attivare anche quello, perché no? Why not? Ok. Credo bisogna riavviare il gioco. Adesso, appena arriviamo a un punto, lo riavviamo e vediamo le differenze effettive con il ray tracing attivo. Errore mio di non aver controllato prima, perché so che c'era il ray tracing, pensavo partisse già attivo, invece no. Ok. C'è della una cura qua. Perfetto. E questo è un altro gioco di quelli che si presta bene in live, se non che c'è da leggere. E quindi potrebbe essere un po' un problema perdere tempo a leggere. Vabbè, intanto siamo arrivati dove dovevamo arrivare, ma ci sono ancora dei nemici. Poi saliremo di livello, perché in basso vedete il conto di punti esperienza, ne abbiamo circa 3.000 su 5.000, e dopo andremo a mettere i nostri potenziamenti, migliorare le nostre caratteristiche diventando anche più forti. Quindi non aspettatevi, non è un gioco di ruolo, è uno shooter. Ok, siamo arrivati. Accedi. Ok, premendo O, vediamo dove. Se non ricordo male, hanno definito questa cosa del continuare ad attivare questa modalità che vi fa, diciamo, vi indica dove andare come uno dei difetti del gioco. Ed è questo che io intendo quando definisco i problemi del gioco, magari frutto di... Non dico immaturità, ho detto immaturità, ma difetti di gioventù, ecco, definiamoli così. Del team di sviluppo. Stiamo portando un indie, cavoli. Abbiamo recuperato qualcosa. Una camicia, una shirt. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo, dobbiamo girare di qua. Perfetto. C'erano delle casse di là, però vabbè, ma io non sono un ninja looter. Di là. Sii attento intorno alle persone in aree pericolose. Alcune persone non attaccano. E ti lasceranno andare. Se non lo faranno, sii pronto a combattere. Ok, vediamo. Salve. L'hanno voluto loro. Cioè, no, ma non vede citando. Ma non vede che ho la pistola. Ok, premi F per prendere un'altra arma. Ok, abbiamo finalmente un'altra arma. L'equipaggiamo sotto. E con la rotellina del mouse shiftiamo da una all'altra. F open. Ok. Cappello del supervisore. Accesso. Perfetto. Vediamo un po'. Investigate. Ok. Ok, sistema pronto al riavvio. Dobbiamo andare di là adesso. Sì, che poi potevano anche non metterla la cosa in modo da evitare di dover seguire un percorso, ma incentivando magari l'esplorazione. La 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 la.
Level up. Ok, completa missioni, raccogli taglie e sconfiggi i nemici per guadagnare esperienza. Quando livelli, tu farai più danno e guadagnerai dei skill point. Ok. Volevo arrivare al lab e poi facciamo il test del ray tracing. Sembrano essere illimitate anche di quest'arma, le munizioni. Ma io, boh, forse avrei messo le armi, le munizioni limitate in modo da preservare un pochino le munizioni e soprattutto mettere un po' più di tattica nei combattimenti. Ok, qua dobbiamo premere C per autorizzare, ok, per hackerare il portale. L'avevo visto. Quelli grossi vanno giù in un attimo. Poi io essendo un fan già da quando ero piccolo di giochi come questa ambientazione qua mi piace tantissimo. Ed essendo un fan di Alien. Allora, sono giusto? Sì, perché sto andando di là. Ok, devo tornare da lui. No, devo andare di là. Vediamo un po' dove devo andare. Di là. Autorizza. Perfetto. Ok. Ok, inizializzando. Sta facendo il boot. Che spettacolo! Devo già andare, voglio stare qua a vedere questa palla che gira, bellissima tra l'altro. Ok, andiamo di là. Salve! Ah, non mi fa sparare. Ritorno al cluster 13. Andiamo. Dove si va? Di là. Perfetto. Non mi fai passare. Non si può? No, fai il giro di qua. Sotto qui. Molto bene. Mi dà anche i metri, credo. Quindi C, overclock, authorize, passa. 615 metri, così. 604, sì. Ah, raccogli la granata, perfetto, e con la G, come in tutti i giochi che si rispettano, c'è anche il lancio delle granate. Prendiamo il rapporto. Vai, carica. Tanto qua è strada unica, quindi... di qua. Per provare il lancio della granata. Si gioca molto bene con mouse e tastiera, devo dire. Non sento l'esigenza, come magari mi è successo in altri giochi, di usare il pad. Quello esplode. Ne sono sicuro. Ok, devo andare da lì. Via, eh. Eh sì. Allora, abbiamo detto da questa. Vi dico la mia, a me piace, è divertente, è bello, è snello come gioco, non si sente pesantezza né nulla e io sono sempre stato un sostenitore del gioco in inglese, se puoi, non cambia nulla. Però questo veramente me lo sarei goduto molto di più con la storia in italiano, anche perché pur essendo uno shooter a doppio stick, ha una bella lore, ha parecchio da leggere, quindi è un peccato. Però confido sempre, come ho già detto, magari in qualche traduzione tardiva. Outback. Dove devo andare? Di là, ok. Devo di là. Arriva qualcuno lì dietro? Sì, ma...
Che poi è anche antistress, quindi vado avanti, spiano tutto. E sono felice. Ok, che botta! Fortuna che mi sono spostato. Va bene, andiamo di qua. Autorizza, via. Andiamo, 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 andiamo. Nuova area scoperta. Premi tab per accedere. Ok, journal tab. Abbiamo scoperto. Ok, che abbiamo le locations. C'è la lore con tutte le varie fazioni. Abbiamo il loadout in cui è possibile guardare e cambiare le nostre cose, il nostro equipaggiamento. Abbiamo gli augmentation, quindi la possibilità di equipaggiare moduli e moduli di augmentation si chiamano, che non so cosa, come si traducano, insomma, quindi possiamo andare a potenziare i potenziamenti, insomma, a vista quelle cose lì. Mappa e missioni con le missioni che dobbiamo da fare, che abbiamo da fare, l'armatura, quindi la possibilità di equipaggiare vari elementi di armatura, testa, torso e gambe. Il loadout invece riguarda semplicemente le armi, quindi la possibilità di avere un'arma primaria, un'arma secondaria e un'arma tattica, che generalmente è la granata. Backspace, ok, andiamo via. Vediamo un attimo se abbiamo modo. Abbiamo un'area nuova, quindi dovrebbe essersi caricata un'area nuova. Adesso io voglio fare una prova, voglio uscire. L'ultimo save è stato 2 secondi fa. Usciamo e riavviamo il gioco e proviamo a vedere se effettivamente qualcosa è cambiato. Andiamo a vedere. Ok, abbiamo riavviato il gioco. Aveva un piccolissimo bug, nel senso che la risoluzione è solo in full screen, non finestra senza bordi, non mi lasciava fare la risoluzione non in 4K. Comunque siamo a tutto ultra, con il motion blur e tutto, ray tracing dei riflessi, DLSS attivo impostato su qualità. Andiamo avanti e vediamo cosa effettivamente cambia. Ok, abbiamo adesso tutto caricato con DLSS attivo e DLSS attivo e ray tracing. Il gioco si percepisce comunque più pesante. Ci sono un po' più di effetti, si vede. Però vi dico la verità, non vedo sto miglioramento. Per Dio, qualcosina sì. Qualcosina sì. Oh, lo scontro col boss. Ed è diventato più pesante, decisamente più pesante. Probabilmente per il software di registrazione. Però si percepisce un po' più di pesantezza, sì. I riflessi sì, ci sono sul terreno, sì. È diventato sì più pesante, decisamente. Poi a mondo, che pesantezza. Mamma mia. È una 2080, eh. Oio. Granata, non ce l'hai più? No, però è decisamente notevole. Via, 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 via. Divertente, per quanto io odi gli scontri con i boss, quando sono di questo tipo qui mi piacciono. Boia mondo, che male! No, adesso sembra decisamente reggere meglio. Gli effetti si vedono, in effetti si vedono ed è più bello ancora, così. Ok, abbiamo ottenuto un po' di crediti, un po' di crediti free. Ma dai, non male, non male, devo dire. La nuova effettistica, forse il DLSS si potrebbe disattivare, però, che magari crea qualche problema. Però, ho voluto fare anche questo test con voi, cose che non faccio mai, test a livello grafico. Però, le augmentation. Ok, quindi praticamente abbiamo... Premi tab per accedere. Ok. Augmentation. Possiamo piazzare Hydraulic Slam. Abbiamo questo.
Allora, eseguire QED, ok, con la Q e la E possiamo usare le augmentation, i potenziamenti. Figo! Ci vuole un tot di tempo per farlo rigenerare. Bello. Ok, voglio vederlo con i nemici prima di chiudere. Ok, l'ho ricaricato adesso. No. Mannaggia, mi ci vuole. Devo ricaricare tipo una sorta di energia per poterlo usare. Eccolo qui. E sono morto. E così vediamo anche cosa succede quando si muore. Cioè ricarica quando è stato l'ultimo save. Allora, devo dire, complice anche il fatto che sto registrando, il fatto che ho sparato tutto al massimo, anche il DLSS che non lo attivo mai, è diventato un pochino più instabile il gioco. Però devo dire che è veramente più carino adesso da vedere. Questo può essere un titolo da magari provare a portare in live, però io dico, aspetterei quasi di sperare in qualche traduzione per potermi godere con calma la storia e tutta la lore. Qua cambia un po' stile grafico, un po' alla Nier, dove cambia un po' il livello di diventa più un platform, qua siamo più in terza persona non isometrico. Però va bene, dobbiamo andare di là. Ok. Mamma mia, sì, è un tripudio di riflessi adesso il gioco. Ok, devo andare qua. Entra. Ok, nuova destinazione. F, entra. Ok, vai. E abbiamo la nostra nuova destinazione. Sì, intanto qua sta caricando. È una schermata di carica. Infatti, sì, mi posso muovere, ma in realtà magari qualche problema di ottimizzazione, il gioco appena uscito. Però sì, in effetti mi sarei aspettato meno scatti. Sembrano più, sì, i problemi da gioco indie che ha il ray tracing e mille cose attive. La musica è molto bella, anche l'ambientazione, questi scorci qui. Abbiamo appena superato il tutorial e siamo all'inizio della storia. È appena partito il titolo, The Ashen. Poi a me fa sempre sognare questa musica stile Blade Runner, queste ambientazioni cyberpunk da grande città. Oscura, dark, con questo disagio a livello tecnologico. E siamo nella nuova zona con nuova mappa e nuova missione, cioè dobbiamo tornare a casa, quindi adesso ci andiamo. Non si può sparare, questa è una zona pubblica, però guardate che bello, quello che avevamo visto prima nel video di presentazione, adesso ci stiamo passando vicino su questo ponte, stiamo andando a casa. Io direi quale momento migliore se non chiudere qui e lasciarvi un pochino con l'acquolina in bocca o magari con la voglia di rivederlo ancora. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo The Ascent, fatemi sapere e alla prossima e ciao ciao!